Kate Middleton e il principe William hanno preso la linea Elizabeth fino a Tottenham Court Road, dove hanno mostrato un linguaggio del corpo resiliente, ha affermato un esperto di linguaggio del corpo. Kate Middleton, 41 anni, e il principe William, 40 anni, hanno visitato giovedì il pub Dog and Duck a Soho, dove hanno mostrato un linguaggio del corpo rilassato, secondo lo specialista del linguaggio del corpo Darren Stanton. Tuttavia, l'esperto ha anche affermato che la coppia reale è stata messa fuori dalla propria zona di comfort, parlando a nome di Betfair Casino. Darren ha dichiarato: Kate e William sembravano assolutamente a loro agio mentre viaggiavano nella metropolitana di Londra. Ovviamente non sono abituati a viaggiare sui mezzi pubblici, tuttavia dal punto di vista non verbale erano entrambi perfettamente rilassati. Kate era seduta con le mani in grembo, senza segni di ansia o emozioni negative. Sembrava sinceramente felice e a suo agio. Allo stesso modo, con William, non ci sono stati lampi di altre emozioni che sembrano contraddire il fatto che non fosse altro che a suo agio sui mezzi pubblici, che è leggermente fuori dalla zona di comfort della coppia. Si sono rivelati super rilassati e fiduciosi durante l'evento. Kate e William sono entrambi persone molto resilienti che hanno combattuto molte difficoltà, sia personalmente che pubblicamente. Secondo l'esperto, anche Kate ha fatto una dichiarazione con il suo cappotto rosso di Eponine London. Darren ha spiegato: la cosa più significativa di Kate è che indossava il suo colore da supereroe rosso. Di solito indossa questo colore quando vuole fare un ingresso sorprendente e audace. Non per un senso di arroganza, ma è un colore a cui è attratta quando vuole creare una dichiarazione di potere personale.